Papà! Bambina, figlia mia! Papà! Bambina mia! Bambina mia, figlia mia! Papà! Ora basta con i piagnistei, per favore. La tua bambina non ha avuto altro che un po' di paura. L'abbiamo mandata a prendere, pensando giustamente che voi avete fama di duri, per farvi collaborare. Per questo l'abbiamo fatta venire. Comunque, ve lo ripeto, noi non le abbiamo fatto niente, ve lo garantisco. Certo, voglio dire, per il momento. Allora, Tomasio, vuoi parlare? Lasciate in pace la ragazza! Lasciate in pace Tomasio! Cosa volete sapere? Voglio la verità. Tutto quello che è accaduto a San Paolo. No, no, non parli! Lascia Tomasio. Questi delinquenti sono pronti a tutto. Ma non permetterò che maltrattino tua figlia. Cerca di capire. È meglio cedere. Ecco, cosa volete sapere? Sono pronto a parlare. No! Nonostante la sua fama di ubriacone, è un uomo giudizioso. Già, nonostante la fama di ubriacone, come dice il collega, a San Paolo ho ottenuto tutto ciò che volevo. Tanto per cominciare, una cooperativa di autotrasportatori ci affitterà tutti i camion necessari per trasferire il nostro raccolto da Cerro Bravo a San Paolo. Non solo, abbiamo anche registrato la nostra cooperativa presso gli organi competenti. Molto presto avremo dei prestiti, degli aiuti, dei finanziamenti per aumentare e migliorare la produzione agricola del nostro gruppo. Compreremo addirittura un trattore. Un trattore? Ma che bellezza, questo sì che è progresso. Sicuro, progresso, può dirlo forte. E ora lo racconti al colonnello, gli farà piacere saperlo. C'è dell'altro? Certo, ci sono i compratori. Gente disposta a comprare il nostro raccolto e a pagarlo a un prezzo tale che non avremmo mai spuntato qui a Cerro Bravo. Non è vero, Tomasio? Questo è tutto, non c'è altro. Ora che sa ciò che voleva sapere, ci lascia andare. Ci aveva dato la sua parola, ricorda? Faccia liberare la ragazza! Liberare? Sì, più tardi. Onorato, sì, signor. Bada che nessuno fugga qui. Io invece farò il rapporto al colonnello e ascolterò i suoi nuovi ordini, va bene? Ehi, signor Corisco. Per favore, mi faccia da scorta. Dammene un goccetto. La mia roba non riuscirebbe mai a dissetare un farabutto come te. D'accordo, me la prenderò da solo allora. Dottor Martin ha fatto un buon lavoro, grazie. Mi creda, lo apprezzo davvero. Non so, papà, ma credo che stiamo forzando la mano. Rifletti, rapire due uomini da un treno alla luce del giorno e coi testimoni. E poi rapire una ragazza. Credo che ci siamo spinti troppo oltre. Non è tempo di debolezze. La guerra è la guerra.
La sfrontatezza di Geronimo non ha limiti. Inoltre il tradimento si è installato in questa casa. Dobbiamo usare i mezzi a nostra disposizione, fare del nostro meglio tutto ciò che è possibile. Non abbiamo altra scelta. Dottor Martin, sempre più mi convinco di avere in lei un grande collaboratore. Continui così, è la strada giusta. Colonnello, cosa devo fare? Quali sono i nuovi ordini? Eccole i miei nuovi ordini. Cosa ci siete venuti a fare qui? Siamo venuti in questo posto per liberare i nostri amici. Davvero? Hai sentito, Caveira? Sono venuti a liberare gli amici. Coraggiosi, no? Non sei d'accordo? Via di qui tutti e due. Vi do 10 secondi per voltarvi e sparire al galoppo. Altrimenti vi riempio di piombo. E la prossima volta niente chiacchiere. Sarà solo la pistola a parlare. Forza, andate via. Avanti. Calma, Caveira, che modi sono? Geronimo! Sai, avevo proprio voglia di rivederti. Come va la salute? Qua la pistola. Prendi. Buono, bello. Un bel bottino, Geronimo. Ora sembra che siamo 3-2 a mio favore, no, Caveira? Come va, onorato? Ti mancavo, eh? Ehi, adesso dove è finito il tuo coraggio, capitano onorato? Oppure sai fare il gradasso soltanto quando tu sei armato e il tuo avversario no? Aspetta, Geronimo! Caveira! Thank you.
Ricordati, quegli amici ti aspettano.